Berceto ha approvato il bilancio di previsione 2017 il 7 dicembre, studiando i dati, vedendo le somme, le cifre del bilancio di previsione, è chiarissimo che noi tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto e abbiamo inserito anche le entrate del sistema idrico all'interno del bilancio comunale, altrimenti non saremmo riusciti a chiudere il 2016 e non riusciremmo a fare il bilancio di previsione 2017. Quindi ho un motivo in più, avendo la consapevolezza di aver fatto proprio tutto il possibile, di lottare contro quello che io ritengo un'ingiustizia, che i governi che si sono succeduti dal 2012, il governo Monti in avanti, compiono nei confronti di alcuni comuni, cioè gli rubano dei soldi dalle proprie tasse e imposte comunali. Ho fatto tutto quello che potevo fare, mi sono messo in mutande, ho fatto il sindaco mendicante, il sindaco cameriere, ho messo un sacco da pugile davanti al comune, abbiamo fatto i funerali a Paperonde e Paperoni per criticare il neoliberismo. Il neoliberismo e l'ingiustizia adesso sono fatte anche dal governo e nonostante che si ci riesca a dimostrare, non c'è attenzione, non c'è volontà di sistemare queste ingiustizie. Adesso io ho i dati precisi, inconfutabili, e quindi le ingiustizie dello Stato italiano, del governo, su 8.003 comuni, riguardano in modo particolare 592 comuni in tutta Italia e tra questi c'è Berceto. Berceto è l'unico comune in provincia di Parma. In provincia di Reggio non c'è nessun comune, come non c'è nessun comune in provincia di Modena, non c'è nessun comune in provincia di Bologna, ci sono però 11 comuni tartassati in provincia di Piacenza, c'è un comune in provincia di Rimini che è Riccione e c'è un comune in provincia di Ravenna che è Cervia. Quindi sono 14 comuni in Emilia Romagna e 592 in tutta Italia. Questi comuni, limitandoci all'Emilia Romagna, vengono derubati dallo Stato per quello che riguarda una parola magica, federalismo solidale fra i comuni, un fondo solidale fra i comuni. Berceto viene derubato di 185.000 euro all'anno. Ci sono altri comuni che vengono derubati addirittura di più in provincia di Piacenza, come Rivergaro, addirittura 471.000 euro. Non contenti di questo, quindi diamo dei soldi per il fondo di solidarietà comunale, poi ci rubano dall'IMU e dall'IMU, ad esempio Berceto, ci portano via 263.000 euro all'anno. I cittadini sono convinti di pagare il comune, invece sono soldi che vengono rubati dallo Stato. Quindi delle nostre entrate lo Stato trattiene addirittura il 38% e in più dobbiamo considerare un costo l'IVA, per cui trattiene altri 400.000 euro. Prima del 2012 lo Stato, lasciandoci tutta l'ICI, trasferiva al comune di Berceto oltre 600.000 euro all'anno, che erano già cifre notevolmente inferiori rispetto a quelle degli anni precedenti. In pratica lo Stato dal 2012 in avanti porta via più di 1.000.000 all'anno al comune di Berceto. Sono ingiustizie inaccettabili, mi meraviglio che nessuno dice niente e adesso con tutti i dati di questi 592 comuni, con i quali attraverso email mi sono messo in contatto, scriviamo al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni, al Ministro delle Finanze e da parte mia scrivo ai parlamentari del Parmense, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta
regionale e alcuni dirigenti dei ministeri che conosco. Credo che sia comprensibile che l'impegno maggiore che deve svolgere un sindaco, soprattutto di Berceto, è di cercare di non farsi rubare questa somma, la cui mancanza, il cui furto dei bilanci impedisce di fare qualsiasi cosa, qualsiasi servizio nei confronti dei cittadini. Ribadisco, mi meraviglio molto che nessuno faccia questa lotta e che si sia costretti, come le definisco io, a fare delle buffonate per farci ascoltare. Sono argomenti difficili, però un tempo c'era questa voglia di giustizia che era considerata dalla politica, che era considerata da tutti il desiderio di ambire la giustizia. Oggi si conoscono questi dati dovuti a calcoli sbagliati, a parametri sbagliati, sono anni che lo faccio presente, adesso ho tutto preciso e ho tribolato notevolmente perché io non sono un esperto e nessuno mi aiuta su queste cose perché non ci credono, invece ci sono i dati che lo dimostrano e lo dimostrano per 592 comuni su 8.003. Già questo dice che è un'ingiustizia, perché se in questi 592 comuni considerati ricchi c'è dentro Berceto, c'è dentro Ferriere, c'è dentro Rivergaro, c'è dentro Travo, c'è dentro Zerba, c'è dentro Ottone, comuni di montagna, comuni che conosco che hanno i problemi che ha Berceto, credo che non si possano definire sicuramente ricchi questi 592 comuni. È un errore che viene fatto dal 2012 e nessuno vuole sistemare. Su questo io farò tutte le battaglie possibili perché è una difesa nei confronti dei miei cittadini che vengono derubati e credo che questo sia il primo compito di un sindaco. Tenete presente che ad esempio Ceresola Reale, che è in provincia di Torino, che ha 163 abitanti, viene derubata dallo Stato del 97,29% di tutte quelle che sono le sue entrate. Noi non possiamo accettare queste cose e credo che i nostri parlamentari, i nostri consiglieri regionali, il nostro presidente della giunta regionale ci debba aiutare a risolvere questo problema e a trovare dei parametri equilibrati che guardino tutti gli 8.003 comuni, non solo 592, che è veramente una vergogna, soprattutto sapendo che poi tra questi comuni considerati privilegiati, che mantengono i comuni più ricchi, c'è Berceto, c'è Rivergaro, c'è Ottone, c'è Travo, c'è Ferriere, ci sono dei poveri comuni della montagna piacentina e un comune come Berceto, che è molto vasto, ha molti anziani, ha molte strade da sistemare, ha molti servizi molto costosi da mantenere e ci tolgono le nostre risorse per farlo.